Kaylee Ollison era una parrucchiera esperta, ma quando una ragazza si è presentata nel suo salone con una chioma di capelli indomabili, è rimasta sconvolta come mai prima. In seguito però ha scoperto il motivo straziante che l'aveva portata a decidere di non pettinarsi mai più. Kaylee Ollison aveva una passione sfrenata per tutto ciò che riguardava i capelli. Amava pettinarli, acconciarli, tagliarli e trasformarli in chiomi vivaci ed eleganti per le sue clienti. Aveva solo 20 anni, ma aveva già molta esperienza alle spalle. Era così brava nel suo lavoro che ha trovato subito impiego in un salone di bellezza. In poco tempo è diventata la parrucchiera più richiesta che il Capri Salon avesse mai avuto. Il motivo è che Kaylee aveva un approccio innovativo nei confronti delle acconciature. Era sempre pronta ad eseguire un taglio semplice, una piega leggera, quando le veniva chiesto. Ma quello in cui eccelleva erano le novità. Le sue clienti preferite, infatti, erano proprio quelle che avevano il coraggio di provare cose nuove. Colori sgargianti, tagli futuristici, acconciature elaborate e trattamenti di ultima generazione. Il suo lavoro era un'arte, le sue clienti una tela bianca e Kaylee una maestra indiscussa. In fin dei conti, però, il vero motivo per cui Kaylee era diventata una parrucchiera è che le piaceva l'idea di rendere le persone felici del loro aspetto. Non conosceva sensazione più soddisfacente di vedere una cliente orgogliosa del suo nuovo taglio o colore. Era questo che rendeva il suo lavoro tanto piacevole. Le dava l'idea di poter fare qualsiasi cosa e le regalava un calore che non aveva mai provato in altri campi. Ogni giorno era più emozionante del precedente e non esistevano due lavori identici durante i quali annoiarsi. Kaylee ne aveva viste tante, ma non avrebbe mai potuto prevedere quello che sarebbe successo il giorno in cui una ragazza speciale è entrata nel suo salone. Era un giorno come tanti altri e Kaylee stava lavorando sodo come al solito. Le piaceva chiacchierare con le sue clienti mentre lavorava e mantenersi aggiornata sugli eventi che si succedevano nelle loro vite. Era certamente uno dei lati più interessanti del suo lavoro. In quel momento, però, qualcosa ha catturato la sua attenzione. Fuori dal salone c'era una ragazza adolescente che dimostrava circa 16 anni e stava sbirciando attraverso la vetrina le parrucchiere al lavoro. Kaylee le ha sorriso in modo sbrigativo prima di tornare a concentrare la sua attenzione sulla sua cliente. Quello che è successo dopo, però, l'ha lasciata senza parole. La ragazza è entrata nel Capri Salon, indossava abiti lunghi e sformati e aveva un abito sciatto e malconcio. I suoi occhi esprimevano tristezza e paura. Kaylee si è voltata di nuovo verso di lei e stavolta l'ha salutata con un sorriso allegro e gentile. Solo perché indossava vestiti vecchi non significava certo che fosse una persona sporca o poco raccomandabile. La ragazza però si è fermata nel bel mezzo del salone prima di voltarsi e scappare via di corsa. È in quel momento che Kaylee ha notato i suoi capelli. Ne aveva tantissimi, lunghi fino a metà schiena, arruffati e ingarbugliati. Sembravano sporchi e in disperato bisogno di un bel lavaggio. Un'enorme quantità di balsamo, un taglio e una pettinata. Kaylee aveva anni di esperienza in quel settore, ma in quel momento si è ritrovata a chiedersi come avrebbe mai potuto fare a sistemare una chioma come quella. Confusa, Kaylee ha chiesto alla sua cliente un minuto di pausa e ha seguito la ragazza fuori dal salone per chiederle se andasse tutto bene. La sedicenne si è fermata e si è voltata verso di lei, senza dire una parola. Kaylee sentiva che quel momento avrebbe dato vita ad una giornata memorabile, ma non sapeva spiegarsi il perché. La ragazza ha abbozzato un sorriso timido e si è avvicinata di nuovo alla porta del salone. Kaylee l'ha invitata ad entrare e le ha consigliato di prendere un giornale e uno spuntino dalla cesta comune nell'attesa del suo turno. La ragazza si è seduta in una poltrona vuota e ha atteso per quasi un'ora che Kaylee terminasse il suo lavoro con le clienti che avevano prenotato. Ormai il salone era quasi vuoto e la sedicenne ha preso timidamente posto sulla postazione da taglio. Guardandosi allo specchio, ha scosso la testa imbarazzata, come se si vergognasse del suo aspetto. Quella pausa ha permesso a Kaylee di esaminare con più attenzione i suoi capelli. Era sicuramente passato molto tempo dall'ultima volta che li aveva lavati con attenzione, e ancora di più da quando li aveva pettinati o tagliati. Rogliare quella chioma ribelle avrebbe richiesto uno sforzo titanico. Kaylee si è chiesta se la ragazza fosse una senzatetto, ma era determinata a fare il suo lavoro senza pregiudizi. Professionale come sempre, la parrucchiera ha chiesto alla sua cliente come mai avesse deciso di entrare in un salone di bellezza. La ragazza è arrossita e le ha risposto che voleva tagliare tutti i capelli perché erano orribili e la facevano solo vergognare. Erano troppi e ingestibili. In passato erano stati bellissimi, ma adesso erano soltanto un agglomerato polveroso di ciocche secche e rovinate. Kaylee le ha assicurato che avrebbe fatto del suo meglio provando a salvare il salvabile.
sarebbe ricorsa alla macchinetta soltanto se non avesse avuto altre scelte. Prima, però, avrebbe provato ad applicare un olio idratante e una lozione districante nella speranza di riuscire a passare il pettine tra i nodi. La ragazza sembrava confusa, come se non riuscisse a capire come mai quella parrucchiera fosse così gentile e disponibile. Ma alla fine ha accettato. In fin dei conti non aveva niente da perdere. Se il tentativo non fosse andato a buon fine, le avrebbe comunque rasato i capelli, che era esattamente quello che voleva. Kaylee si è messa al lavoro e ha iniziato a massaggiare diverse creme nei capelli della sua cliente. Come al suo solito, ha cominciato a chiacchierare e lentamente la ragazza ha trovato il coraggio di aprirsi con lei. Era una persona riservata per natura, ma Kaylee aveva qualcosa che le ispirava fiducia. Non riusciva a capire cosa, ma le faceva venir voglia di confidarsi e spiegare. Quando la ragazza ha iniziato a raccontare la sua storia, Kaylee si è ritrovata a bocca aperta per lo stupore e l'orrore. La mamma della sedicenne era venuta a mancare pochi mesi prima. Da quel momento lei si era sentita svuotata e priva di voglia di fare, ed era lentamente caduta in uno stato depressivo da cui stava ancora faticando ad uscire. Il suo dolore le aveva impedito di vedere una luce in fondo al tunnel, ed era diventato parte di lei, portandola a credere che non se ne sarebbe mai liberata. Si era sentita così affranta, depressa e abbandonata, che non era riuscita nemmeno a prendersi cura di se stessa, a partire dai capelli. Era tornata a scuola da pochi giorni, dopo una lunga pausa, e quando le avevano annunciato che presto avrebbero scattato le foto per l'annuario, aveva capito che era arrivato il momento di darci un taglio, letteralmente. Kaylee ha ascoltato con attenzione mentre lavava e insaponava, senza nemmeno accorgersi di aver cominciato a piangere. La storia di quella ragazzina l'aveva commossa, e lei si è ritrovata a sperare di poter fare qualcosa, qualsiasi cosa, per poterla aiutare. I suoi capelli avrebbero avuto bisogno di molto tempo per tornare al loro stato originale, ma Kaylee era determinata a rimetterli in sesto. Durante una breve pausa, ha chiamato le sue clienti per annullare gli appuntamenti di quel pomeriggio e del giorno successivo. Poi ha iniziato a tagliare le parti più rovinate della chioma. Quella povera ragazza aveva vissuto un periodo drammatico e se Kaylee poteva fare qualcosa per migliorare la sua situazione, lo avrebbe fatto. Quello non era il momento per mettere in pratica le sue doti artistiche. L'obiettivo era donare a quella ragazza una chioma di cui potesse essere fiera, o che quantomeno non la facesse sentire danneggiata sia dentro che fuori. Quel pomeriggio e il giorno dopo, la sedicenne ha lasciato che la parrucchiera si prendesse cura della sua testa, affidandosi completamente alle sue mani. Nel frattempo le due hanno chiacchierato, conoscendosi meglio, arrivando quasi a considerarsi buone amiche. In tutte quelle ore, però, la ragazza non ha mai fatto un sorriso felice. La sua serietà, tuttavia, si è dissipata nel momento in cui si è vista nello specchio. Dopo una lunga giornata di lavoro, Kaylee le ha chiesto di alzarsi e guardarsi e finalmente ha visto un timido sorriso riscaldare il suo viso pallido e demaciato. La ragazza ha ammirato i suoi capelli con orgoglio e quella sensazione di fierezza ha riportato Kaylee sull'orlo delle lacrime. La sedicenne, poi, ha aperto la borsa per prendere il portafogli, ma la parrucchiera l'ha avvolta in un tenero abbraccio e le ha assicurato che non era necessario. Le ha detto che poteva tornare da lei quando voleva e che avrebbe avuto sempre la precedenza sulle sue altre clienti. Inoltre, sarebbe stata sempre disponibile a parlare se avesse avuto bisogno di un'amica, una spalla su cui piangere o una persona con cui ridere. La ragazza ha sorriso ancora una volta prima di uscire dal salone, finalmente soddisfatta del suo aspetto e pronta per ricominciare a vivere. Sua mamma non sarebbe mai tornata indietro, ma lei avrebbe trovato il modo di andare avanti e mantenere vivo il suo ricordo. Che cosa pensate di questa storia così tenera? Voi che cosa avreste fatto al posto della parrucchiera se aveste visto una persona con dei capelli indomabili entrare nel salone per un taglio? Credete che Kaylee abbia compiuto un gesto significativo per la ragazza? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.